Live Social. Amici di Live Social, bentornati, bentrovati qui Virginia per Radio News 24. Oggi doppietta ai nostri microfoni con Giulio Lotti e Simona Giorgini, agronomo e forestale. Con loro parliamo di quello che è lo sviluppo rurale e la libera professione, insomma di quello di cui si occupano e di cosa stiamo parlando quando parliamo proprio di sviluppo rurale. Ce lo facciamo dire da due professionisti del settore. Intanto mando subito il benvenuto alla mia doppietta di ospiti. Ciao Giulio, ciao Simona. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Eccoci, allora iniziamo subito ragazzi. Grazie, mi rivolgo per prima a Giulio, che è l'agronomo della squadra. Sì. Intanto, di cosa ti occupi, da quanto tempo percorri questa professione? Dunque, io sono libero professionista da una quindicina d'anni. Diciamo che i settori di cui mi occupo principalmente sono l'assistenza alle aziende vivaistiche, quindi della zona di Pistoia, e il settore dell'estimo, quindi la valutazione dei beni collegati all'agricoltura e al mondo rurale in genere, e alla valutazione della stabilità degli alberi. Ecco, invece Simona Forestale. Simona, vai, passo la palla a te, se ci delucidi un attimino anche su quella che è la tua libera professione. Allora, a parte proprio la professione a livello di gestione del bosco, poi mi sono specializzata anche in progettazione del verde all'interno dello studio, oltre che anche in valutazione di vita degli alberi, e poi mi occupo anche del settore marketing, social, web designer all'interno proprio dello studio, per noi e anche per clienti, ecco, aziende agricole. Ecco, infatti Simona, stiamo parlando di uno studio associato che si chiama CESAF, giusto? E quindi insomma sì. All'interno di questo studio sia te che Giulio collaborate per unire le vostre competenze. Giulio, che cosa intendiamo, insomma, per sviluppo rurale? Su quale strada ci volete portare in questo caso? Allora, la strada dello sviluppo rurale è quella di dare all'agricoltura sempre mezzi più efficienti per la crescita, intesa sia come guadagno per chi produce, ma anche come aumento della qualità, della consapevolezza di cosa si consuma per l'utilizzatore finale. E in questa fase critica, purtroppo, dove il coronavirus si sta mettendo un pochino alle strette, noi ci auguriamo che ci sia da parte anche delle imprese agricole l'occasione per riflettere, no, sugli errori vicini nel tempo che sono stati compiuti per ripartire. E da questo punto di vista, col telelavoro, noi che siamo liberi professionisti e possiamo sempre essere a disposizione, quindi l'invito è a tutte le aziende che contattino noi che siamo consulenti nello specifico del settore agricolo e forestale, ma in generale tutti i liberi professionisti in Italia a questo periodo non aspettano altro che un contatto per dare le loro conoscenze al servizio delle imprese. Assolutamente, infatti Simona, quanto è importante riprenderci la nostra terra nel modo giusto? Fondamentalmente è importantissimo gestire nella maniera corretta il nostro territorio, anche perché poi c'è una valenza turistica molto importante, certo. Abbiamo un grande risalto a livello turistico all'estero. Fare in modo e in maniera di poter individuare qual è l'attitudine giusta del nostro terreno, del nostro bosco, ci consente di offrire non solo un ottimo prodotto, ma di offrire anche ulteriori servizi connessi, appunto come un'offerta agrituristica, oppure anche in esperienze sul territorio, in questo caso toscano, oppure anche italiano, che non si trovano chiaramente all'estero. Assolutamente, quindi insomma una consulenza è necessaria anche per ottimizzare al meglio quelle che sono le risorse anche private, no, che uno ha. Certamente, la consulenza è fondamentale perché è fondamentale pianificare quello che vogliamo fare, quindi un lavoro, e poi dopo lavorare per realizzare, per progettare proprio in toto, in questo caso la gestione aziendale oppure certo. La realizzazione di un determinato prodotto. Ecco Giulio, quindi insomma quello che fa lo studio associato CESAF è quello di occuparsi comunque a tutto tondo di questo aspetto quando viene chiamato in causa. Sì, a partire dal 2000 le varie regioni d'Italia tramite i piani di sviluppo rurale, i famosi PSR, hanno ricevuto direttamente dall'Unione una serie di finanziamenti anche consistenti a dover destinare alle aziende del settore rurale. In tutti questi anni noi ci siamo un pochino fatti le ossa su questi finanziamenti, tante aziende sono riuscite ad averli e altre no, però ci siamo resi conto, facendo questo tipo di lavori preparatori per la richiesta di finanziamenti, che esistano due tipi di aziende: le aziende imprenditoriali e, con un giochino di parole, le aziende prenditoriali, cioè tante aziende hanno il miraggio del finanziamento facile e quindi si inventano un pochino dalla sera alla mattina agricole, quindi magari riescano ad avere i soldi che però poi vengano sperperati. Quindi l'invito nostro a chi decide, alle start-up che decidono di affacciarsi sul settore rurale,
di fare veramente una analisi approfondita con l'aiuto di professionisti competenti quali sono agronomi e forestali per capire quello che è necessario, quello che nel tempo dello sviluppo d'azienda sarà sempre più richiesto e poi raggiungere una sorta di equilibrio per coprire i costi che ormai per tante aziende che seguiamo noi stanno diventando veramente schiaccianti. Quindi insomma ci affidiamo a voi per dei suggerimenti, delle consulenze un pochino più mirate. Vi ringrazio Giulia e Simona, vado a dare ai nostri radioascoltatori Facebook CESAF, sito web www.studioassociatocesaf.com e abbiamo anche Instagram CESAF 2012, quindi seguiamo i canali di questi esperti insomma e magari facciamo anche delle domande un pochino più in soggettiva se abbiamo bisogno di informazioni maggiori. Grazie ancora ragazzi, grazie Giulio, grazie Simona per essere stati con noi. Grazie. Ciao, ciao, a presto. Ciao. Rimanete su Live Social perché dopo Giulia Lotti e Simona Giorgini tantissimi altri esperti. Rimanete con noi. Live Social.